Ciao ragazzi, sono Valentina, ho 26 anni e mi sono laureata lo scorso anno in filologia moderna. Ad oggi attendo con ansia il mio primo giorno di scuola. Sì, ma questa volta dall'altra parte della cattedra. Ebbene sì, sogno di diventare una prof. Ciao, io sono Francesca, ho 26 anni, mi sono diplomata al liceo Maccari nel 2013 in indirizzo linguistico. Mi sono laureata un anno fa in ingegneria gestionale e ad oggi mi occupo di gestione dei progetti nell'ambito dell'efficienza energetica per clienti industriali in Enelix, una società del gruppo Enel. Ciao a tutti, sono Valeria ed ho 26 anni. Ho da poco concluso il mio percorso universitario in ambito umanistico e sto facendo il mio ingresso nel mondo del lavoro, in particolare nell'ambito della formazione e dello sviluppo delle risorse umane. Siamo tre ex studentesse del Maccari, esattamente abbiamo frequentato il liceo linguistico e ci siamo diplomate ormai qualche anno fa. Ma siccome per noi il Maccari è stato importante, è stata una seconda famiglia, oggi siamo qui per raccontarvi la nostra esperienza. Raccontare del liceo Maccari vuol dire innanzitutto raccontare di una scuola accogliente ed inclusiva, attenta alla crescita umana e culturale di ogni singolo alunno ed in grado di fornire una preparazione e un metodo di studio idonei ad affrontare qualsiasi percorso universitario. Come potete vedere, ognuna di noi ha percorso una strada nel mondo accademico totalmente diversa. Io ho deciso di incentrare i miei studi e quindi il mio futuro sull'ingegneria, al contrario delle mie amiche che, seppur in maniera diversa e con obiettivi diversi, hanno continuato a percorrere le strade del mondo umanistico. Questo grazie alla competenza di tipo trasversale che il liceo Maccari si prefigge di fornire ai propri studenti. L'obiettivo è quello di fornire la possibilità di accesso a qualsiasi tipologia di percorso a valle del fantomatico quinto anno, sia esso un percorso diretto al mondo del lavoro che diretto al mondo accademico, sia in ambito scientifico che in ambito umanistico. Beh, che dire, il Maccari ha riempito la valigia che ho portato con me il primo giorno di scuola. Una valigia dove c'erano incertezze, paure, sogni e tanta voglia di imparare. L'ha riempita con nozioni, perché devo dire che mi ha dato una preparazione a tutto tondo. L'ha riempita di emozioni vissute nelle varie esperienze, viaggi culturali, Festival della Filosofia, piuttosto che pomeriggi a teatro. Mi ha dato gli strumenti per sciogliere i miei dubbi e superare le mie paure. Credo che insieme al diploma mi abbia dato il passaporto giusto per affrontare la vita. Un pezzo del mio cuore è rimasto lì, tra i banchi del Maccari, perché è lì che ho trascorso gli anni più spensierati della mia vita, perché è lì che ho conosciuto insegnanti con una evidente vocazione per il mestiere che svolgevano e che per me non sono stati soltanto coloro i quali mi hanno trasmesso conoscenze e competenze, ma molto molto di più. È lì che ho incontrato quelle che ancora oggi sono le mie migliori amiche ed è lì che ho conosciuto e superato parte dei miei limiti attraverso tante diverse esperienze, dagli scambi culturali ai laboratori teatrali. L'obiettivo non era quello di voler trasmettere una verità assoluta sull'essere il Maccari la scelta giusta, ma sicuramente voler trasmettere il messaggio di quanto lo sia stato per noi. Ci ha portate ad avere tutt'oggi un legame stabile tra noi e con le docenti che sono state la nostra guida e che ci hanno permesso di essere quel che siamo oggi. Beh ragazzi, come avete potuto capire, il Maccari per noi è stato speciale, anche perché ci ha fatti conoscere. Spero che possa diventare importante anche per voi e non mi resta che augurarvi buona fortuna. Qualunque sia la scelta, ragazzi, anche se ovviamente spero sia il Maccari, vi consiglio, se potete, di non pensare troppo alla meta, ma di godervi il meraviglioso viaggio di questi 5 anni.